22 marzo, oggi parliamo di un'apparizione particolare della Madonna, un'apparizione dai connotati iconografici, se così possiamo esprimerci, drammatici. Una immagine della Madonna che dà di sé quando appare, che mette in risalto in modo particolare la passione del Signore e i dolori della Vergine Santa. Ed è un'apparizione che ricorre, il cui anniversario ricorre il 22 di marzo, appunto, ed è in piena linea con il tempo liturgico di passione che stiamo vivendo. Infatti, dopodomani è la domenica di passione, cioè quella che noi chiamiamo Domenica delle Palme. Dunque era il 22 di marzo 1888 e in una frazione sperduta ad un'altezza di circa 1000 metri, chiamata Chesa dei Santi, nel comune povero e piccolo di Castel Petroso, attuale Molise, due contadine nubili, Bibbiana e Serafina, stavano zappando, intanto pascolavano anche un piccolo gregge di pecore e capre che avevano. A un certo punto si accorgono che un agnello non si vedeva più, per cui si recano a cercarlo, questo agnello. A un certo punto, ecco, nel mezzo della boscaglia, in un luogo impervio, Bibbiana vede un'immagine della Madonna. È una caratteristica di questa apparizione della Madonna è che la Madonna non parla, ecco, non dice parole, parla piuttosto con le immagini stesse dell'apparizione, come dicevo prima. È un linguaggio iconografico quello di questa mariofania, di questa manifestazione della Madonna. E allora appare Cristo morto con le ferite, il sangue, la polvere, le lividure dell'immensa, acerbissima sofferenza che il Signore ha preso su di sé, sulla sua carne, sul suo corpo. E poi questo Cristo morto in braccio alla madre, la quale non è seduta ma è in ginocchio e tiene tra le braccia il Cristo morto, piangendo lei in un atteggiamento di profonda tristezza, sebbene una tristezza senza disperazione. Questa apparizione fa subito scalpore. In un solo giorno salirono a Chesa dei Santi, frazione di Castel Petroso, attuale Molise, attualmente la Madonna di Castel Petroso è patrona del Molise, salirono in un sol giorno 4.000 persone. Ecco, l'apparizione si ripeté anche il primo di aprile, che quell'anno era Pasqua, 1888. Tanto la voce si sparge. Intanto il Papa Leone XIII, che regnava in quel tempo, che era il servo dei servi di Dio, il Vescovo di Roma, Papa Leone XIII, parlando col Vescovo di Boiano, il Vescovo del luogo, attualmente Vescovo di Campobasso Boiano, è il caro Don Biagio Colaianni, che è diventato vescovo da poco. Lui è originario di Matera, quasi condiocesano, lo saluto, siamo amici. Ebbene, il vescovo di Boiano si chiamava Francesco Palmieri e lui si reca a Chesa dei Santi e anche lui ha la grazia di vedere la stessa immagine. La stessa immagine viene vista anche da altre persone. Una serie di prodigi cominciano a verificarsi, tra cui il più sorprendente è quello che accade ad Augusto, figlio di Carlo a Quaderni, il quale
quale era direttore di un giornale mariano, il Servo di Maria, a Bologna. Tra l'altro, questo Carlo Acquaderni è il fratello di Giovanni Acquaderni, beato, che è tra i fondatori dell'Azione Cattolica. Ebbene, Carlo Acquaderni va a fare un reportage, lo chiameremmo oggi, porta il figlio Augusto, ammalato di tubercolosi ossea, una malattia allora incurabile. Ebbene, fu tutta una fatica, naturalmente immane, portare il ragazzo ammalato a quelle altezze, in quei luoghi impervi, ma il ragazzo guarì completamente. E questo segno naturalmente non fece che scatenare ancora di più la devozione popolare, per cui la Madonna di Castel Petroso è diventata la patrona del Molise, e anche le regioni più piccole, come quella del Molise, hanno la grazia di aver avuto questa attenzione della Vergine Maria, perché le apparizioni sono uno dei segni esteriori di quella maternità spirituale che la Vergine esercita su tutto il popolo di Dio. Santa Maria addolorata, Maria donna dei dolori, tra l'altro la Vergine aveva 7 spade conficcate nel cuore di Castel Petroso, addolorata di Castel Petroso, prega per noi.